A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storie, una vita da bambina. Andavo pazza per le patatine con il ketchup. Bruce Lee era il mio eroe preferito. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia. I cattivi pagheranno per i loro misfatti. Abbasso lo scià! Abbasso lo scià! Abbasso! Margie, a letto, subito! Abbasso lo scià! In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi. Il velo è sinonimo di libertà. Pensa al tuo futuro. L'Europa ti aspetta. E l'Europa mi aspettava, ma non proprio come immaginavo. Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Grüngasse. E una mattina del mese di novembre toccò a Markus entrare nella mia vita. Finalmente avevo trovato l'amore. Eravamo una cosa sola. Amore, sono io, ho comprato i cornetti! Non è come credi, Marjan! Cretina, cretina! Come ho potuto innamorarmi di quell'immondizia, quel tirchio? E ora che ci penso, ero sempre io che andavo a comprare il fumo. Hai visto una rivoluzione? Ma sì. Hai visto tanti morti? Qualcuno. Wow, pazzesco. Sei già stata a letto con qualcuno? Beh sì. Ed è stato bello? Dipende con chi. Come? Sei stata con più d'uno. La donna con la borsa a tracolla, smetta di correre. Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti. Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire. E voi evitate di guardarmi il culo.